stavamo decidendo come procedere, quindi abbiamo detto, noi immaginiamo di conoscere il punto di riposo. Poi si determina HFE, che dipende poco dai C, prendendo il valore che abbiamo nel caso di C più vicino al nostro. Abbiamo fatto un esempio per cui, supponendo di avere un punto di riposo con i C 2 mA e VCE 5 V, avevamo invece a disposizione dal datasheet il valore di HFE a 1 mA e prendiamo quello per buono. C'era 1 o a 10? Chiaramente 1 è più vicino a 2 di 10, prendiamo quello a 1 e via. Poi invece guardiamo le altre cose, dobbiamo prendere le altre quantità, allora consideriamo l'HFE, l'HIE, scusate, allora HIE. HIE è uguale a RB più RB'E. Noi sappiamo, questo sarebbe il punto 3, noi sappiamo che RB'E dipende dalla corrente. RB'E, vi ricordate quanto veniva? Veniva HFE per VT diviso IC. Quindi è una cosa che dipende dalla corrente. L'RB è invece abbastanza indipendente dalla corrente, dipende molto poco. È una resistenza di dispersione alla base che, ricordate, è legata al percorso che c'è tra il contatto di base e la base intrinseca, quindi non dovrebbe dipendere granché dal punto di riposo. Quindi noi supponiamo che quell'RB non dipenda dal punto di riposo e che l'RB'E invece sì, perché è inversamente proporzionale ai C. Quindi prendo una pagina nuova. Supponiamo che RB non dipenda dal punto di riposo. Allora, però abbiamo un problema. HIE, essendo la somma delle due quantità, ovviamente dipenderà dal punto di riposo, in particolare dipenderà dall'IC. Allora, che cosa facciamo? Beh, in quel caso la cosa più pratica è andare a vedere il valore di HIE che ci viene dato nel punto più vicino al nostro e poi cercare di estrapolarlo a 2 mA. In questo caso, per esempio, lo andiamo a prendere a 1 mA e cerchiamo di estrapolarlo a 2. Come facciamo a estrapolarlo? Utilizzando le informazioni che conosciamo, che c'è una componente costante e una componente inversamente proporzionale a IC. Noi siamo in grado di guardare il valore a 1 mA per cui abbiamo il dato di HIE, da quel valore ricavare il termine costante e il termine dipendente dai C e poi ricalcolarli per la corrente che ci serve a noi, cioè 2 mA. Facciamo il caso. Allora, prendiamo HIE calcolato a 1 mA dal datasheet. Vediamo un po' se ce l'ho sempre il datasheet, non sono sicuro, no. Devo andarlo a prendere. Eccolo qua. Ah. Vabbè. Allora, se guardiamo il datasheet, mi veniva dato HIE a 1 mA e a 10 mA, quindi lo prendiamo a 1. E mi dice che varia da 2 kΩ a 8 kΩ. Prendiamo il valore medio, tra 2 e 8 il valore medio è 5. Quindi prendiamo 5. A questo punto io posso calcolare per conto mio quanto vale RB'E a 1 mA. Perché ho scritto la formula, quanto vale? Vale HFE, ovviamente a 1 mA, per VT diviso la corrente che è 1 mA.
quindi io lo so calcolare, e fa HFE 1 mA era 175 per 26 millivolt diviso 1 mA, ma su millivolt diviso 1 mA, milli con milli si semplifica, quindi viene questa quantità che fa 175 per 26, fa, questo me lo ricordo, fa 4550 ohm. Va bene? A questo punto io posso dire, va bene, RB lo posso calcolare, RB sarà uguale ad HE calcolato a 1 mA meno RB'E calcolato a 1 mA. Questa differenza fa 450 ohm. Ora qui entra in gioco l'ipotesi che sto facendo. Questo suppongo che non dipenda dalla corrente. Questo, ipotesi, non dipende da IC. Quindi l'ho calcolato, è una quantità che mi serviva, non dipende da IC. Adesso io posso calcolare RBE, RB a 2 mA, la corrente del punto di riposo che ho, perché sarà HFE per VT diviso IC. Stavolta faccio una freccia, tutto per IC uguale 2 mA. Allora, HFE a 2 mA quanto vale? Abbiamo detto che vale 175, prendevamo lo stesso valore che a 1, VT vale 26 mV, IC vale 2 mA. Quindi verrà un valore che è la metà di prima. Sarà 2000 e 300, no, 2275 ohm. A questo punto posso calcolare HE. HE sarà RB più RB'E, anche questo calcolato a 2 mA, ma l'RB è quella di prima. L'RB'E l'ho appena calcolata, quindi qui avrò 4,50 più 2275 fa 2725 ohm. D'accordo? Quindi questo è il valore di HE calcolato nel nostro punto di riposo. Vedete, in pratica l'unico scopo di andare a vedere HE a 1 mA era per ricavare RB, che non mi viene dato mai esplicitamente. A volte mi viene dato esplicitamente in qualche datasheet, ma qui no. Quindi non mi viene dato, se mi viene dato esplicitamente lo vado a prendere, se non mi viene dato esplicitamente lo devo ricavare indirettamente. È quello che abbiamo fatto. Va bene? Quindi, questi sono i parametri di piccolo segnale più importanti, no? Poi abbiamo l'HOE. Allora, HOE, di nuovo, se vado a vedere il datasheet, mi viene dato solo, vedete qui, a 1 mA e a 10 mA. Quindi a 2 mA me lo devo calcolare. Perché me lo devo calcolare? Perché HOE dipende dalla corrente. Come dipende? Andiamo avanti, pagina nuova. Noi abbiamo visto che HOE approssimativamente è uguale a IC su VA. Questo l'abbiamo ricavato dall'effetto Early. Quindi tra 1 mA e 2 mA, a parità di altre cose, mi viene il doppio, no? Cosa posso fare? Posso fare esattamente quello che ho detto. Vedo quanto vale a 1 mA e poi, siccome ho una corrente di 2 mA, prendo il doppio. Ok? Quindi posso dire, vabbè, HOE sarà uguale ad HOE preso a 1 mA per IC diviso 1 mA. Faccio la proporzione. Quindi nel nostro caso HOE a 1 mA vale, prendiamo il dato, ci leggete, da 5 a 35, guardate quanto cambia, da 5 a 35, la media è 20 micro
questo quantità MOHO vuol dire ohm alla meno 1. È scritto ohm alla rovescia. Non è una cosa comune scriverlo così. Comunque, questo qui vuol dire, sono i Siemens, sono micro Siemens, ohm alla meno 1. Quell'S in fondo è il plurale. Non è un modo standard di indicarlo. Comunque, purtroppo è così. Non... Quindi dobbiamo mettere 20 micro Siemens. E quindi a 2 mA sarà 40 micro Siemens. Quindi 40 per 10 alla meno 6 ohm alla meno 1. Okay, quindi 1 su HOE, tanto per fare il conto della resistenza, cui ci si trova bene, fa 25 kΩ. D'accordo? Allora, vi vorrei far notare una cosa. A volte viene data così l'informazione, a volte c'è un grafico proprio dei parametri di piccolo segnale in funzione delle grandezze, ma qui mi pare che non ci sia. No, qui non c'è niente, quindi dobbiamo fare per forza. A volte c'è un grafico e a volte c'è proprio un grafico di HE in funzione di C. Allora la vado a cercare sul grafico. Stavolta non ho quello, devo fare in un altro modo. Ogni volta mi devo un po' industriare, non è sempre automatico. Vi vorrei far vedere una cosa. Guardate qui l'HE. Allora, io vi ho detto che approssimativamente HE è proporzionale a C. Perché noi diciamo di nuovo approssimativamente che quella tensione di Hurley è l'unico punto al quale convergono tutte le rette ottenute estrapolando le caratteristiche in zona di saturazione. Però se così fosse, l'HOE a 10 mA mi dovrebbe venire 10 volte quella a 1 mA. Nella pratica, se vado a prendere il punto medio, non è proprio così, vedete, perché vale 20 micro Siemens a 1 mA e se faccio la media a 10 mA mi viene 112, quindi non 10 volte tanto, okay? È un pochino approssimato il conto che anche quel ragionamento. Di nuovo, non avendo nessuna informazione più accurata, cerchiamo di fare quello che possiamo. Va bene. Adesso abbiamo ottenuto i parametri validi in continuo. Posso chiedere il favore a uno di voi? Potete chiudere la porta? Che sono un po' legato? Non... Grazie. Allora, guardiamo adesso le capacità interne. Facciamo così. Dunque, per ottenere le capacità interne dobbiamo usare l'FT, come abbiamo visto ieri. Allora, l'FT ci viene data invece con grande dettaglio, perché c'è questa curva, vedete qua a destra, questa qua in alto a destra, c'è l'FT in funzione di C. È una curva media, quindi chiaramente ciascun transistore sarà diverso, come cambia tutti i parametri, cambia anche l'FT. Allora, noi la prendiamo per 2 mA, mi viene questo punto. La retta è 150, ecco anche qui, non è che si può essere super precisi, ma io direi occhio e croce che sono 140 MHz. Chiaramente, di nuovo, anche estrarre il dato da un grafico preciso su scala logaritmica non è che viene super bene. Quindi 150 MHz, torno qua, non mi ricordo a che numero eravamo. Ho saltato i numeri, quindi abbiamo fatto 3 HE, 4 HE. HE, 5 FT. Allora, FT lo posso prendere a 2 mA e viene 140 MHz. Allora, io mi devo ricordare che FT è uguale a Gm diviso 2π greco CB'C più CB'E. Allora, Gm lo conosco, Gm quanto vale? Chi è che si ricorda quanto è Gm? No, sì, vabbè, però c'è una cosa più diretta dal punto di riposo per Gm, abbiamo un'espressione più diretta. Abbiamo HFE, abbiamo Gm, possiamo ricavare, ovviamente, scusate, abbiamo HFE, abbiamo RB' e possiamo ricavare Gm, però per Gm abbiamo anche l'espressione più diretta, C diviso VT, quindi sono 2 mA diviso 26 millivolt, che fa, boh, 2 diviso 26 direi che fa
2 diviso 26 farà 80. Direi che fa 0,08 ohm alla meno 1. Quanto viene? Qualcuno ha provato a fare il conto? Vabbè, ok, 0,0, non c'è spazio. Ok, allora da questo, vedete, io posso ricavare la somma di CB'C e CB'E, che mi viene quindi GM diviso 2pi greco FT. Quindi ho 0,08 diviso 6 per 140, anche qui io faccio un pochino a occhio, tanto non è che 6 per 140 fa 8,40, facciamo 8,50, 0,08 diviso 8,50 MHz. nove picofarad. Ottanta per 10 a meno 3 diviso 100 sono 90 picofarad. C'è qualcuno che ha fatto il conto? 90, ho fatto sbagliato. All'incirca 90. Un 9, ma a mente non è che si fa presto a sbagliare. Allora, 90. Allora, abbiamo la somma dei due transistori. Adesso dobbiamo ricavare uno dei due. E per differenza l'altro. Allora, per ricavare uno dei due c'è il grafico giusto, che è questo. Qui vedete a sinistra viene data la capacità in funzione della tensione inversa. Queste sono le due capacità delle due giunzioni quando le giunzioni sono polarizzate inversamente. A noi ci serve quella in basso perché è la CCB tra base e collettore, che è la capacità che ci serve, perché è quella polarizzata inversamente, della giunzione polarizzata inversamente. La giunzione base-emettitore è polarizzata direttamente, quindi questo grafico non va bene. La tensione inversa c'è sulla giunzione collettore-base. Quanto vale la tensione applicata? Abbiamo detto VC è 5 volt, VBE vale 0,7, quindi la tensione tra collettore e base vale 4,3 volt. Quindi io in corrispondenza di 4,3 volt, diciamo che sono qui, vado a prendere il valore di CCB e mi viene circa 5 picofarad. Quindi CBC per 4,3 volt è uguale a 5 picofarad e quindi per differenza posso scrivere CB'E sarà 85 picofarad. Ok, dunque a questo punto abbiamo tutto il circuito di piccolo segnale e possiamo risolvere il circuito equivalente di piccolo segnale, possiamo fare i conti, no? Il punto di riposo l'abbiamo calcolato in modo completo. In generale, per calcolare il punto di riposo in modo completo abbiamo bisogno di avere tutti i parametri di piccolo segnale H e le capacità. Fatto questo, siamo pronti per calcolare una funzione di trasferimento. Ok?